Buongiorno e bentornati sul mio canale. Volete un'idea per San Valentino? Ho pensato di proporvi dei biscotti a forma di cuore, naturalmente. Procediamo, è una ricetta abbastanza semplice in versione bicolore. E adesso vi farò vedere come procedere. Iniziamo con utilizzare un uovo. Che unirò in questo caso all'esubero. Io utilizzo l'esubero per utilizzare quello che mi avanza nel rinfresco quando preparo il mio pane. In questo caso potete eventualmente anche sostituirlo. Lo sciolgo semplicemente in modo da amalgamarlo e non lasciare dei residui che poi magari fanno fatica a incorporarsi alla mia farina. E quindi inizio semplicemente a sbattere il mio uovo con l'esubero. Chi non avesse l'esubero semplicemente ometterà l'ingrediente o eventualmente potrà aggiungere del semplicissimo lievito per dolci o del bicarbonato. Aggiungo poi il mio zucchero e anche qui incorporo e monto un po' lo zucchero con l'uovo. Molto rapidamente, non devo montarlo o creare una spuma, infatti utilizzo una semplice forchetta. Una volta fatto questo, inizierò ad unire. Allora, un pizzico di sale che comunque nei dolci ci vuole sempre. E piano piano unirò la mia farina. Inizio con una parte. All'inizio posso fare tranquillamente questo lavoro con una semplice forchetta. Per chi lo desiderasse potrebbe usare anche delle fuste, non ci sono problemi. Io è un impasto molto semplice per cui preferisco farlo semplicemente con una forchetta. Aggiungo il resto della mia farina. Procedo con incorporare anche questo. Inizialmente lo faccio con la forchetta, poi proseguirò lavorando con le mani. Inizio con la forchetta in modo che non si scaldi troppo il mio impasto, altrimenti il burro si scioglie troppo e quindi poi sarà più difficile lavorare con la frolla. Ecco. Finisco di raccogliere tutta la farina e piano piano aggiungerò i miei pezzetti di burro in maniera tale che il mio composto prenda consistenza. Schiacciando proprio con le mani la farina e il burro, cercherò di compattare il resto del burro. Il burro servirà insieme all'uovo come legante della nostra frolla.
schiacciandolo proprio con le mani, piano piano vedremo che si formerà una sorta di panetto. Ancora un po' scomposto, ma poi termineremo sul piano. Quindi adesso mi sposto sul piano, raccolgo il mio impasto, fino ad ottenere un panetto. Quindi lavoro il mio panetto finché diventerà liscio ed omogeneo. Una volta fatto questo, lo divido più o meno a metà. In questo caso utilizzerò una parte che terrò così e metterò da parte. Nell'altra metà, invece, aggiungerò del cacao amaro. Lo lavorerò finché il mio impasto non prenderà un colore omogeneo. In questo modo otterrò due panetti di impasto . Ecco qua, aggiungiamo l'altro cacao mancante per ottenere un bel colore. Anche qua sceglierete in base alla tonalità che volete raggiungere. Otterremo così la nostra metà di impasto colorata e la metteremo anche questa da parte. Una volta ottenuto il panetto, sia quello colorato che quello neutro, li terremo in frigorifero per almeno una mezz'ora a riposare, in maniera tale che il freddo faccia ritornare un po' consistenza al nostro impasto, che col calore delle mani avrà sciolto il burro e quindi avrà perso un po' di consistenza, quindi potrebbe diventare magari un po' difficile da lavorare, anche se è abbastanza morbido, quindi si dovrebbe riuscire. Però una mezz'oretta di passaggio in frigorifero può sicuramente dare una mano al nostro impasto. Per cui adesso metterò a riposare i miei due impasti coperti con pellicola e li riprenderemo poi per formare i nostri biscotti. Eccomi tornata con gli strumenti del mestiere. Ho preso due formine a cuore, di cui una un po' più grande e una un po' più piccola, in maniera tale che possano rimanere concentriche. Il mio mattarello e le due frolle, una neutra e l'altra al cacao. Inizierò con stenderne una. Avendola messa nel
nel frigorifero a riposare, si stende facilmente e rimane bella liscia. Scegliamo lo spessore a cui stenderla e cercheremo di stendere entrambe poi le nostre frolle allo stesso spessore. Una volta stesa la parte chiara, farò le mie formine, inizio con quelle grandi. Mi aiuto con un tarocco per togliere la parte eccedente. Ma una volta fatto questo, con la formina piccola ricavo il centro del mio impasto. E a questo punto separo, inizio a mettere sulla mia teglia coperta di carta forno le mie forme esterne. E metto da parte i miei cuoricini interni. In questo modo proseguo stendendo ancora la mia frolla. E ricavo ancora le mie forme, quelle grandi. Togliendo sempre il centro. E adesso vi farò vedere perché. Ecco, bisogna stare magari un attimino attenti quando si portano sulla teglia perché non perdano la forma, però poi è un attimo a ridargliela. Ok, una volta fatto questo, metto da parte le mie forme piccole. Adesso vi faccio vedere velocemente, poi con il resto io andrò avanti. Prendo la frolla colorata al cacao e col mattarello faccio lo stesso lavoro. Stendo la mia frolla, cercando di farlo nello stesso spessore dell'altra. Una volta stesa, faccio lo stesso, ricavo le mie forme grandi. E poi con la formina piccola ne ricavo il centro. Tolgo l'eccedenza, che poi lavorerò nuovamente.
prendo la mia forma esterna e la metto sulla mia teglia. A questo punto prenderò con il tarocco i miei cuoricini chiari e li andrò a inserire all'interno della forma scura, e i miei cuoricini scuri e li andrò a inserire nella mia forma chiara. Andranno a incastrarsi perfettamente al centro dove abbiamo ricavato l'altra forma, per cui avremo i nostri cuori di colore concentrici. Ne faccio qualcuno e vi faccio vedere l'effetto. Ecco qua, all'interno delle forme chiare metterò i miei cuori scuri, all'interno delle forme scure metterò i miei cuori chiari e andrò avanti così fino a che terminerò il mio impasto. Ci vediamo dopo e intanto io proseguo. Ecco i biscotti, tutti formati. Adesso li prenderò, li metterò in frigorifero almeno una mezz'ora. Nel frattempo preriscaldo il forno, lo riscalderò a 180 gradi in funzionalità statica e poi cuocerò questi biscotti una decina di minuti, qualcosa in più, ecco qui, in base al forno, in base anche allo spessore che noi daremo ai nostri biscotti. Li metto in frigorifero in maniera tale che riprendano un po' la consistenza, perché lavorandolo con le mani il burro si è scaldato, per cui io faccio sempre questo passaggio in frigorifero prima della cottura per avere un risultato ottimale. A questo punto accendo il forno e ci vediamo dopo la cottura. I biscotti sono sfornati. Appena siamo arrivati al 10 minuti di cottura, già sprigionavano un profumo che era la fine del mondo. Li ho tenuti dentro 12 minuti, non di più. Chiaramente, come vi avevo accennato prima, bisogna controllare la cottura in base al forno e allo spessore che si dà ai biscotti, però più o meno questa è la tempistica che ci vuole per questi biscotti. Vi faccio vedere l'effetto finale. Questo è il biscotto scuro con il cuore chiaro e poi abbiamo i biscotti chiari con il cuore scuro. Un'idea carina da poter regalare a San Valentino o, perché no, magari mangiarli insieme. Volevo fare qualcosa di un po' particolare e questa mi è sembrata un'idea molto carina e simpatica, sia come presentazione sia proprio come gusto, perché la frolla sia neutra che al cacao è veramente semplice ma buonissima, e in questa forma è perfetta per la festa di San Valentino. Anche per questa ricetta è tutto, non mi resta che salutarvi e mi raccomando, attivate la campanella, mettete like sotto i miei video e, se vi va, venitemi a seguire anche sulla mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, dove oltre a queste ricettine che faccio come tutorial su YouTube, metto anche qualche piccola idea senza glutine che è molto veloce e semplice. Vi aspetto tutti volentieri. E per qualsiasi domanda scrivetemi pure nei commenti. Alla prossima ricetta, buona serata a tutti!